noi oggi iniziamo a scriverla, la storia. Una storia fatta di continuità territoriale, una storia fatta di collegamenti tra le due sponde dello stretto che non possono essere quelli alternati che ci sono oggi, non ci possiamo accontentare di questo. Una storia fatta di un patrimonio storico, artistico, culturale, botanico, archeologico, unico da mettere insieme, da mettere a frutto. Soltanto così noi potremo iniziare a lavorare per avere il riconoscimento tanto ambito di avere lo stretto come patrimonio dell'umanità, ma soltanto così potremo iniziare a ragionare non più come Reggio Messina, non più come comuni della provincia di Reggio Messina, ma finalmente come città dello stretto. E permettetemi di aggiungere anche un'altra cosa: molto spesso i protocolli di intesa rimangono lettera morta. Non sarà così, non sarà così, perché oggi quello che noi facciamo è il mestiere di sindaco. Oggi chi decide di svolgere questo ruolo, questa funzione per il proprio territorio lo fa perché ha una passione, ha un amore sconfinato, lo fa con l'anima, dà tutto se stesso in questa sfida. E quindi è chiaro che per noi che interpretiamo il nostro ruolo in questo modo è naturale che non possa rimanere lettera morta quello che oggi noi sanciamo in maniera scritta nero su bianco, ma che è già il frutto di un percorso prima di tutto personale, di stima e di amicizia reciproca, e anche e soltanto dopo un percorso istituzionale. E non discuta un altro elemento che deriva da questa giornata: avere tra le due sponde dello stretto una visione comune su quelli che devono essere i programmi relativi ai trasporti, relativi ai collegamenti, relativi alla cultura, relativi al turismo, e non ragionare più a compartimenti stagni, la sanità, mettendo da parte gelosie e campanilismi che hanno diviso le nostre due città, significa avere una voce unica, più forte e più autorevole anche sul piano nazionale, anche nei confronti di quelle persone che prendono le decisioni a livello nazionale, e giocarci una partita importante sui tavoli nazionali. Siamo qui per dire che Reggio e Messina e i comuni delle loro province se la giocano alla pari, anzi hanno molto di più da dire e da raccontare alle altre città del nostro paese. E questo è quello che noi oggi mettiamo nero su bianco, e con molto orgoglio io andrei a leggere le due pagine di questo accordo.